Alessandro Landini, detto Lupo, mi hanno detto di dirlo. Sì. Questa è l'opera d'arte che hai fatto, se vogliamo inquadrarla. Sì. Il Cocomero con lo stemma di Vivi Altotevere. Complimenti. Grazie. In occasione per questa giornata bisogna rendere partecipi tutti quanti. Via. Allora, ti dico che ha portato molta fortuna, abbiamo vinto 3-0 contro Ravenna. Mi spieghi quanto tempo hai impiegato? Per fare questo qui ci sono volute quasi 5 ore, perché più che mai la tecnica del carving per il gioco dei colori delle lettere. Dopo, per quanto riguarda se stesso il carving e del tie, va bene anche un'oretta e mezzo. Allora, ci dicono che tu sei uno dei pochi ristoranti a base di frutta, me lo puoi confermare? Almeno qui in Alto Tevere. Allora, confermiamo, non nell'Alto Tevere basta, ma a livello nazionale sono uno dei pochissimi ristoranti a base di frutta, sono l'unico. Allora, mi spieghi come ti è venuta questa idea? Questa idea è venuta dall'amore per la frutta e l'amore per il sommelier. Praticamente sapere associare e abbinare dei sapori tra la frutta, i salumi, i formaggi, carne, pesce e quant'altro. Da lì ho voluto sbizzarrirmi e proporlo per tutta l'Alta Valle del Tevere. Ora stiamo a macchia d'olio andando avanti con dei franchising. Apri una rete di franchising, lo vogliamo dire. La base operativa è in via Campo alla Fiera. Ad Anghiari. Da quanti anni? Noi siamo lì da 12 anni. Abbiamo iniziato con un chioschettino leggero, piccolo come il vecchio Cocomeraio, adesso siamo il primo ristorante della frutta, si potrebbe dire, tra virgolette, quasi al mondo. Via. Un'ultima domanda. Si dice che la frutta è un alimento tipicamente estivo, però mi dicono che tu sei riuscito ad abbinarla anche con altre portate, soprattutto 365 giorni l'anno. Solo 365 giorni all'anno. Se io vi faccio una fiorentina con il pompelmo rosa oppure un polletto al caco, mi direste subito: te sei pazzo, dovreste assaggiarlo per sentirlo. Poi caldi e freddi piatti. Allora, lo vogliamo ripetere? Cocomerò? Ad Anghiari, al Campo alla Fiera, nel periodo estivo è aperto il ristorante, in tutti gli altri giorni dell'anno è aperto il bar. Andrea Vescovi, giovane talento di tiro a volo, specialità double track. Mi spieghi che cosa significa? Vuol dire che al posto di un piattello, sulla mia specialità che è il double trap, ne partono due. E con due colpi devi riuscire a romperli tutti e due. Allora, hai 17 anni, hai già un curriculum importante, leggevo, ce lo vuoi ricordare? Allora, quest'anno ho vinto il campionato italiano come nel 2007 e nel 2010, ho fatto un argento a Sulli in Germania internazionale e un quarto posto all'Europeo di Cipro. Allora, tra gli obiettivi di Andrea c'è quello di puntini puntini, lo devi dire te? Dell'Olimpiade, è il mio sogno, cioè tutti gli atleti ci sperano e io ci punto molto in questi 4 anni per fare una preparazione, diciamo, buona. Allora, mi dicono che la tua sia una specialità dove la concentrazione è una di quelle cose che ti possono far fare il salto di qualità. La freddezza è un'altra componente, ma a 17 anni come si fa ad avere queste qualità? Sono qualità che piano piano le trovi dentro di te, le trovi. E a 17 anni sì, è difficile perché hai una vita, c'hai l'adolescenza, ti vuoi divertire. Però quando sei là devi sparare a questi livelli e le trovi. E chiudiamo con questa domanda. Togli un po' di tempo alla tua adolescenza, al divertimento con i tuoi amici per un obiettivo importante che è quello di partecipare alle Olimpiadi in Brasile del 2016. Lo fai chiaramente un po' soffrendo, però con tanta voglia e tanta passione. Sì. Questo l'importante è che alle tue spalle ci sono degli amici con cui puoi sfogarti sia delle giornate pessime che succede nella nostra disciplina. Sì, il sacrificio di lasciare queste giornate con gli amici un po' dà fastidio, però in fondo il fine è quello di raggiungere un importante traguardo come l'Olimpiade. Luigi Rosetti per TRG. Se non l'avresti mai fatta questa intervista. Sono dolorante. Sei dolorante, sei felice di questo 3-0 con Ravenna? Beh, sì, credo che ci voglia qualche volta delle vittorie nette e non facili fra virgolette, ma insomma abbastanza tranquille sugli spalti, perché sennò altrimenti
soffriamo troppo. Allora, tranquille, detto da te, diciamo che no. Allora, Luigi, fammi capire, tu che sei un grandissimo intenditore di volley, questa squadra hai più sconosciuta, piano piano sta crescendo e sta iniziando a dare qualche soddisfazione. I tecnici non lo vogliono dire, ma secondo te dove la possiamo collocare? Lo fai dire a me? No, io non posso, sono troppo tifoso per dirlo. Io secondo me non ho visto le altre squadre, ne ho viste poche perché non sono andato mai in trasferta, però credo che insomma vediamo che Ravenna, la stessa Modena, anche Perugia, Vibo è un po' così. Abbiamo parecchie squadre con cui possiamo competere, per cui io credo che metà classifica non ce la tolga nessuno. Hai parlato di Perugia, chiudiamo con questa domanda. C'è un po' di rammarico per la sconfitta maturata contro la Sira Perugia? Beh, molto, 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 perché, ma non tanto per un discorso e un per il campanilismo, ma più che altro perché sul campo avevamo preso un trend nettamente favorevole, l'abbiamo buttata, l'abbiamo persa noi, non l'hanno vinta loro. Con uno dei grandi della pallavolo italiana, Claudio Galli, in area Hospitality, vivi Alto Tevere, San Giustino. Innanzitutto, che partita hai visto? Beh, una partita a senso unico, Ravenna è entrata in campo contratta, però San Giustino è stata molto brava ad affrontare con la giusta determinazione una partita che era un po' uno spartiacque su quella che era questa prima parte di stagione per San Giustino. Quindi complimenti, perché nonostante tanti ragazzi giovani in campo, la formazione di casa è riuscita a trovare anche la giusta mentalità in una partita difficile, perché dal significato appunto importante, e questo significa avere anche una grande determinazione oltre alla lucidità dimostrata nel mettere in campo le direttive dell'allenatore. È un campionato, secondo il tuo punto di vista, un po' meno competitivo considerato il blocco delle retrocessioni? Beh, è un campionato che offre delle possibilità diverse alle società, magari in alcuni momenti alcuni obiettivi diventano secondari, visto che non c'è più il rischio di retrocedere, e quindi si può dare maggiore spazio a quei ragazzi giovani che devono fare esperienza affinché diventino competitivi anche loro e possano dare un apporto maggiore negli anni a seguire. Quindi magari può capitare di assistere a qualche errore in più in una fase di crescita che può essere anche per arrivare ad obiettivi più importanti nel giro di un anno o due. Potrebbe essere uno dei tanti leitmotiv un anno o due di blocco, vedremo poi quello che deciderà la Lega, per rilanciare i giovani nel campionato italiano? Ma sicuramente, proprio in virtù di questo blocco delle retrocessioni, io credo che ci possa essere più spazio di quello consentito in un campionato dove i tre punti diventano importanti ogni settimana. È anche vero comunque che gli obiettivi intermedi, come quello della qualificazione alla Coppa Italia per San Giustino, sono degli obiettivi importanti, come anche la partita contro Ravenna ha ampiamente dimostrato, e non è un caso anche che magari che in questa partita sia stato scelto come alzatore titolare Paolo Torre, che ha 36 anni. San Giustino ha scelto di portare avanti la politica dei giovani con qualche giocatore d'esperienza, questo sembra che stia pagando. Tu, da grande campione della pallavolo ed esperto di volley, dove la collochi questa squadra in questo momento? Ma, è veramente difficile da dire, perché è un campionato importante che non ha ancora espresso i valori reali effettivi di tutte le squadre. Ovviamente le squadre più giovani, che si sono assemblate cambiando di più, hanno più margine di crescita rispetto all'altro, e poi ovviamente servono anche risultati positivi per poter lavorare con entusiasmo in palestra tutti i giorni. San Giustino ha dimostrato contro Ravenna di aver raggiunto un bel livello di gioco, di avere questo obiettivo della qualificazione alle finali di Coppa Italia come obiettivo principale e assolutamente alla portata del club. Poi da qui a due mesi può cambiare veramente tutto, quindi non saprei dirti neanche il livello che possono raggiungere Macerata e Trento, figuriamoci San Giustino.